Ok, sono andato all'Anime North lo scorso weekend, che è una convention a cui sono andato sempre negli ultimi 4 anni. E a un certo punto mi sono messo a pensare, quest'anno faccio 27 anni, al che mi sono sentito all'improvviso vecchio. Mi guardavo intorno e vedevo solo un oceano di gioventù, e per qualche minuto mi sono sentito fuori posto. Aspetta, lo so a che cosa pensate. Dom, 27? Ti senti vecchio? Sai quanti anni ho io? Ne ho... Inserire un numero più grande di 27? Sì, ok, va bene, è giusto. Potrei anche avere quel tot di anni che, casualmente, sono più di quanti ne ho io. Ma sono sicuro che qualcuno ne abbia più di te e che qualcun altro ne abbia più di lui. Infatti, in qualsiasi momento... L'hai mai notato? Ci può essere soltanto una persona più vecchia al mondo. Ovviamente se tutti conoscessero il proprio orario di nascita al millisecondo, significa forse che c'è solo una persona che può avere il diritto di sentirsi vecchio? No, certo che no, è tutto relativo. Ripeto, sto per fare 27 anni. Avrò l'età che avevano i miei genitori quando misero alla luce mia sorella maggiore. Ed io sono qui ancora a scapolo. E lo stesso vale per le mie sorelle. E sono sicuro che ai miei farebbe piacere avere dei nipotini prima o poi in questa vita. E ci penso spesso. Ogni tanto mi faccio un giro per la mia home di Facebook e incappo nel classico Tizio e Tizia si sono sposati. Oh, Tizio e Tizia hanno avuto il secondo bambino. Oh! Mentre io penso, sono ancora un ragazzino. Beh, nel cuore almeno, ma sono abbastanza sicuro che rimarrò così per tutta la vita. Il mio corpo potrà pure sentirsi vecchio. Lo sento già adesso, visto il declino del mio metabolismo, dico bene? Ma farò di tutto per tenere la mia mente giovane. Non voglio diventare uno di quei vecchi burberi sulla sedia a dondolo nel portico che criticano qualsiasi cosa entri nel loro campo visivo. Voglio che a 70 anni faccia battute pessime che i miei nipotini sopportino con freddezza. Mi viene da chiedermi se sto andando a rilento nella mia vita. Certo, non dovrei paragonare la mia vita con quella degli altri, perché ognuno procede alla propria velocità, ma non posso fare a meno di domandarmi quando sembrerà tardi. Sapete cos'è divertente? Vedere i liceali sentirsi vecchi. Escono dalle medie pronti a scoprire se stessi e sviluppare la loro identità, e poi arrivano quelli più grandi che sfottono i primini solo perché sono più piccoli. Oh mio Dio, beh, te, hai visto i premeni di quest'anno? Tipo, Oh mio Dio, vero? Tipo, premini? Tipo, non eravamo affatto loro, tipo, 6 mesi fa? Vuoi andare, tipo, da, tipo, Star, tipo, Bucks o simile? Tipo... E succede ogni anno, finché quelli dell'ultimo anno, in quanto una sorta di elite, guardano in basso su tutti quanti gli altri come se avessero un'autorità su di un regno. Ma poi arriva il reset. Si diplomano e vanno all'università, la maggior parte almeno, e loro tornano ad essere primini visti dall'alto da quelli più grandi. È un ciclo infinito in entrambe le direzioni. Ragazzi, vi do un consiglio. Smettete di pensare automaticamente che vecchio significhi più intelligente o più saggio, e quindi che giovane significhi più stupido e ingenuo. Dico automaticamente perché molti giovani sono davvero un sacco stupidi. Bisogna ammetterlo, è quasi doloroso vedere alcune delle loro pessime scelte di vita. Ma è lì che vi voglio. Alcuni di quei ragazzini idioti rimangono idioti per il resto della loro esistenza. Semplicemente crescono e guadagnano più libertà di essere idioti nel mondo adulto. Alcuni crescono, ma non maturano. Ma, tralasciando certa gente, quando ci pensate, nel lungo termine le future generazioni saranno sempre più sveglie delle precedenti. O almeno dovrebbero, perché hanno più informazioni disponibili per imparare sin dall'infanzia. Ogni volta che succede qualcosa di nuovo nel mondo, che sia un evento storico o una scoperta tecnologica, viene assimilata dalla conoscenza cumulativa che è esistita e continuerà ad esistere per sempre. L'unico motivo per cui tutto ciò è vero è perché la gente muore. Se fossimo immortali avremmo tutto il tempo per espandere la nostra intelligenza, ma non lo siamo. Viviamo, passiamo ciò che conosciamo alle generazioni future e moriamo sperando che le persone siano capaci di affrontare i problemi che abbiamo provocato e che non abbiamo risolto. Il fatto che il genere umano sia arrivato fino a qui è semplicemente incredibile. Quindi, quando possiamo sentirci vecchi? In ogni momento? Dipende da persona a persona in base alla loro vita e agli eventi che l'hanno influenzata nel tempo?
penso che sia nel momento in cui ognuno di noi diventa il più vecchio possibile. Allora, tipo, prima di morire, esatto? Già, almeno credo. Cavolo, è poetico. O solo macabro. Giusto. Ciao a tutti ragazzi, grazie per aver visto questo video. Come sempre vi invitiamo a lasciare un'iscrizione, un commento, un mi piace, condividere il video. E da parte mia, di Gian Di Orion e di tutta quanta la chat, di tutta quanta la gente che ha seguito la live in cui abbiamo doppiato questo video in diretta, un saluto a tutti. Ciao, ci vediamo alla prossima. Bye bye.